Mi sto già pentendo di registrare questa reaction. Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Sirio di Lazza. Chi mi conosce lo sa, non sono un suo grandissimo fan e non so neanche cosa dire nell'intro, quindi andrei subito dritto all'ascolto dell'album. Partirei dalla prima traccia che è Overture, ma prima di farlo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste e soprattutto lasciare un mi piace. Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Ok. Vorrei soltanto rubarle il cuore. Per farlo a pezzi, sì, quando voglio. Sono una rissa nel fuori onda. Ok. Guardo sta scena che moribonda. Tutto torna, ma non torna niente. Ah, Sono questo solo flow è un già stupido ritratto. stancato. Hai presente il 21 dicembre? Ok, come per Zala. Qual è il problema? Spengo l'iPhone, butto la SIM. Quando mi asciugano, peggio di un phone. Sims alla BIM. 2 milioni di seguaci. Ma sembra Sfera Ebbasta. Scommetto, sono incapace. Non ti basta se volevi il beef. Cerca di scuse più valide. Questo era anche uno dei singoli estratti, insomma, prima che l'album droppasse, che dire, è tipo una parte 2 della prima Overture, che è l'intro proprio di Zala, un album che personalmente mi piacque ai tempi, cioè non mi vergogno nemmeno di dirlo. Il problema è tutto quello che è venuto dopo, perché in quell'album diciamo che, non lo so, lo trovavo interessante, ok? Perché anche questa canzone adesso non è scritta male, non è rappata male, però non mi dà di un cazzo, cioè proprio mi annoia. E quindi, non lo so, questo è un mio problema che ho con Lazza, cioè a me lui non piace come artista, ve l'ho detto, è uno che non mi dà di niente. Infatti l'ho ascoltata, è bella, certo, c'è questo contrasto tra la prima parte, molto chill col pianoforte e poi l'attacco, però non me la riascolterei mai, detto sinceramente. Andiamo avanti con la seconda, che è Alibi. Ti ho detto una bugia. Io non sono chi sono davvero. Sai che forse c'hai ragione tu. Ok. Io non so dire la parola, ma mira la testa, baby. Ogni giorno è la mia Ok. festa, baby. Ok. Un alibi. Non ho nulla di che. Apro l'ombrello pure dentro casa quando stai per piangerti addosso. Il mio destino in mano a cartomantiche. Mi ripetono anche sbagliate. La tua lingua mi lascia dei lividi. Se ci Madre penso mi di Dio. vengono i brividi. Starmi con me quando sei morto dentro, però nella prossima vita. Mi sto già pentendo di registrare questa reaction. Una seconda canzone molto love, sad. Sempre quello il discorso. Non vedo perché me la debba riascoltare. Oltretutto, non lo so, Lazza è quel tipo di artista che mi suona come 200 rapper. Quindi non lo so proprio. Andiamo con la terza, che è Molotov. Non prendo sonno, poi non sento le Ah, questa è stelle. Sfera C'è un tuo Ebbasta, sì. messaggio nuovo. Ho cicatrici disegnate sul Arco corpo. Ti scriverò dall'inferno per dirti che due. ho freddo. Che diavolo è No. buono. Non lo so, come mai. Sì, Ti vabbè, amo, tutti The però io Weeknd. non ti sopporto. Vieni giù, bevi te. La notte dormo sempre meno perché ho paura. Mentre mi fai domande io non so cosa dire. Io sarò il primo premio Nobel per la Mamma guerra che ho mia, oh. dentro di me. Lo da un'ora. Non lo so come mai. Se la noia mortale fosse una canzone, sarebbe questa, perché innanzitutto basta rapper italiani, sono 2 o 3 anni che ci state spaccando i coglioni con le canzoni, con questa melodia, con questa base che ricordano Blinding Lights di The Weeknd. Blinding Lights di The Weeknd è una hit, l'ha fatta The Weeknd, non c'è bisogno di volerlo emulare a tutti i costi, perché queste canzoni non sono altro che la brutta copia di quel pezzo lì. Poi non so cosa è successo a Lazza, però già in questa è ancora più clamoroso, però anche insomma in Overture, in Alibi, prende delle linee melodiche super simili a quelle di Sfera Ebbasta, purtroppo non dei tempi d'oro, ma degli ultimi anni. Quindi non capisco proprio dove voglio arrivare con questo genere di canzoni, perché a me non dà di nulla. Chiaramente la hit super commerciale, quella che non dico forse, sì, forse farà anche più streaming di tutto il disco, è super radiofonica, tutto quello che volete, però poca originalità. Poca originalità, quindi boh, anche per me, anzi, questa è la più brutta tra quelle che abbiamo sentito. Andiamo avanti con Sogni d'Oro. Ti sono mai chiesto chi saresti se non fossi chi sei. Sono 10 anni di guerra d'artista. Sto flow ti arriva una sberla battista. Punto a capo, oggi un Ok. po' di lavoro. Fra 15 se punto al capo mi faccio fuori da solo. Se non c'erano soldi io non ero lì. Cerco me stesso però non mi trovo. Ero l'ultimo Ok. della classe, il primo in corridoio. Torno a casa appena finisco questa belluga. Non mi fare un torto fra mi sdebito subito. Chiedi se te la lasciano a credito, dubito. Mi avanza pure del recording budget.
Oh, questa è la prima che mi sento di dire che, cioè, non è male, non è male, non mi ha fatto schifo, non, forse non me la riascolterei nemmeno, però finalmente qualcosa che ci sta, una canzone, cioè sicuramente tra quelle che abbiamo ascoltato la più introspettiva, però tutto sommato non mi dispiace come ha rappato, poi vabbè io ho un problema con le punchline che fa perché alcune sì sono fighe, fanno anche ridere, però altre... No, andiamo avanti con la quinta che è Bugia featuring Tory Lanez. Allora, il sample l'ho già ascoltato, 100-100. Ecco Tori. Sì, ci sta anche questa. Il sample sicuramente è qualcosa che ho già sentito, però non saprei dire cosa in particolare. Il flow del ritornello mi sembra pure quello di averlo già sentito da qualche parte. E poi qui c'è il primo featuring estero di questo album. Tory Lanez, che dire? Allora, lui è un artista che a me non fa impazzire, ci stavo in fissa più nel 2017, tipo mi viene in mente un album come Etoggio, che secondo me rimane il suo migliore. Per il resto l'ho sempre visto come uno che sa fare tante cose, però poi non eccelle, non lo so come si dice. Insomma, non c'è una cosa su tutti che gli riesce da Dio e su cui sa spaccare veramente. Tralasciando questo, fa una strofa comunque decente, niente di che, non diciamoci stronzate, perché uno magari vede il feat americano e si gasa, però se poi uno si sofferma sulla strofa si rende conto che è una strofetta. Poi comunque bellissima per Lazza, un feat con magari un artista che, boh, era uno dei suoi idoli, è uno dei suoi idoli, insomma una soddisfazione comunque che si toglie. E poi ci tengo a ribadire questo, io non ce l'ho assolutamente in nessun tipo di modo con Lazza, io sto giudicando l'album per quello che sono i miei gusti, anche perché con Lazza ho avuto la fortuna, se si può dire così, di parlarci su Instagram e devo dire che mi sono trovato una persona più matura di quel che pensassi. E quindi io non intendo offendere la sua persona, ma quantomeno la sua musica, se non mi piace. Però non sono partito prevenuto in alcun modo. Andiamo avanti con Cinema. Ok. Ok. Ah. Ehi. Pietre. Ci sta anche questa, diciamo che rispetto al resto, insieme a magari a Sogni d'Oro, sono le canzoni che ho trovato un pochino più godibili. Sicuramente le sonorità sono riprese, sono ispirate, sono influenzate, come volete dire, lo dite, da Swae Lee. Tipo, mi viene in mente Unforgettable, Guatemala con Slim Jim, insomma, quelle robe un po' reggaeton, però neanche troppo, e soprattutto magari in una chiave un po' più malinconica, triste. Ma andiamo avanti con Piove, con Sfera Ebbasta. Ok. Non faccio pose, Ehi. ok, lascia giù, lascia di guerra, faccia di merda, ti dico basta. Ok. Non c'ho soldi come un frisbee e tu corri come un ninny. C'ho più di un amico che si fa il dinero con un uovo in tasca come Calimero. Piovono euro down, lasciamo a casa l'ombrello, la tua ragazza Ok. che mi sbava dietro. C'ho un quarto di miglio, c'ho un quarto di milli sul polso. Ok. Non l'hai mai visto un milli, non hai mai visto un chilo. Allora, da come era il beat mi aspettavo di più perché ho detto wow, è già un miracolo che non sia la solita cagata mezza triste, mezza reggaeton dove di solito c'è sfera tra i feat, quindi mi ero un attimo hypato, ho detto magari fanno qualcosa di hard, cattivo. Effettivamente la canzone, diciamo, è molto poi in chiave trap. Allora, Lazza ha fatto una strofa secondo me un po' troppo lunga, l'avrei fatta durare di meno, però qui ci sono state delle punchline che mi hanno fatto insomma sorridere, come per esempio la roba dell'asta del microfono. Anche quello lì che si fa i soldi con l'uovo in tasca come il Calimero. Insomma, ho letto un paio di cose che mi sono piaciute. Sfera, meglio sicuramente del solito, ma sapete perché? Perché non ha fatto il solito pezzo, Baby mi manchi, ti mando un bacio, prima non avevo un cazzo a tutto. Ha fatto qualcosa un pochino più di trap, che comunque
stiamo sempre là, però sempre le stesse linee melodiche, sempre gli stessi flow, e che cazzo, mamma mia, ma proprio a cambiare un po' ogni tanto, ma giusto così per variare, per dare qualcosa di diverso. Che palle, andiamo avanti con Panico con Takashi e Ketra. Sei l'ennesimo sbaglio che potevo anche evitare. E fuori è nebbia e fitta, e perché ora stai zitta? Tanto lo sai, farò il panico. E so che non mi farà più come una volta. Io sono quello che resta per ultimo a guardare tutti mentre se ne vanno. Viviamo come senza un giorno dopo. Lascio l'auto con le chiavi dentro. Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare. Insomma, da un pezzo dove ci sono Takashi e Ketra, sicuramente mi aspettavo una canzone in questo stile, un po' commerciale, ma in generale per il pubblico mainstream. Allora, la cosa più preoccupante di questo disco fino adesso, secondo me, è che ogni canzone, bene o male, sembra qualcosa di già sentito. Non so effettivamente se ci sono plagi, se ci sono beat, insomma, ricopiati e quant'altro, questo lo scoprirò dopo. Però questa è l'impressione che ho, tutte le linee melodiche, tutti i flow mi sembrano già presi, riciclati. In questo caso, quello che salvo di questa canzone è la seconda parte del ritornello, che appunto mi ha ricordato qualcosa che avessi già sentito, che beh, secondo me è carina, però per il resto è un'altra canzone che non riascolterei mai. Andiamo avanti con Efe. Questa mi sembra drill, infatti. Ok. Opposta. Odio quasi ogni scemo dei talent. Non ho idea di che sclero mi sale. Giuro non è per stare o ti pare. E mandi un fraso e tu accusa la Jodie Foster. Per 5G dentro i Tommy Boxer. Partiamo dalla produzione, che è anche il lato più bello di questa canzone. È un beat che ho visto dai riconoscimenti, è prodotto da un sacco di persone. E in mezzo c'è anche 808 Melo, quello che era il produttore, uno dei tanti poi di Pop Smoke. Questo si sente sulla canzone. Però posso essere sincero al 100%, avrei preferito che un beat del genere fosse stato dato anche a Rondo da Sosa, un altro artista per cui non stravedo, piuttosto che a Lazza, perché adesso chi mi viene a dire che questo è drill, io sarei capace di alzargli le mani, perché non è drill. Qua Lazza ha rappato su un beat drill, ma non ha fatto drill, cioè comunque ci sono sempre le sue solite punchline e il suo solito flow, diciamo che ha cambiato un po', però il suo solito modo di rappare, appunto, con i giochi di parole e cose varie. Sicuramente meglio di far finta, insomma, di creare un pezzo che poi non ha credibilità, però per quanto mi riguarda è un beat un po' sprecato. Andiamo avanti con Top Boy con Noyz Narcos. Oggi sai che se scrivi Zala legge garanzia. Pensa tu come stiamo messi. Tu pensavi di uccidermi, ma ero morto dentro già due volte fa. Sogni quel che adesso è buonanotte fra. Entro al club con una squadra di Tottenham. E non mi fido più di certe persone. Baby, io sono un top boy. Come quella serie. Leggimi nel pensiero come fossimo a contatto. Mi prendo due piani di casa al prossimo contratto. Me ne frego di cosa è giusto. Dell'industria. Okay. Eppure il bel imbusto. I soldi belli in busta. La gente come me ti serve per sentirti meglio. Tu vai a dormire, io resto sveglio. Hai l'ultimo proiettile, fanno il buon uso. Ho chiuso coi sorrisi gratis. Ho schiarito l'idea. Inghiotti la pasticca, sparisce il dolore. Affondo il piede sul pedale per fondere il motore. Anche questa è una di quelle che salvo. Mi è piaciuta. Ci sta molto. Allora, da una canzone che si chiama Top Boy, essendo fan della serie, mi aspettavo qualche citazione in più alla serie, perché sarebbe stato ancora più figo. Però no, in realtà trovo davvero adeguato, azzeccato, insomma, la scelta di aver messo Noyz Narcos su questa canzone, perché secondo me era proprio il featuring giusto. Promossa. Andiamo avanti con Puto con French Montana. Non abbasso la guardia, ma grido abbasso le guardie. Ma si biturbo, a fare il furbo, culo per terra, fumavo un tubo, tic tac sullo scheletone, ho tre tipe diverse, bene sto. Ok. Puto, sono su Puto, 1-3, 1-2 Puto. Nuovo completo in velluto, ora che sono un venduto. How about the Rory? You know the story, slide out shorty. Whipping up two pots in my pants, two glocks, new money, now I got new ops. Drop a couple mail on the watches, did a couple drills with the mops. Vabbè dai, ci sta, ma aspettavo molto di peggio da Lazza e French Montana insieme. Il beat ricorda molto, no, non lo so, mi è venuto subito in mente Narcos, perché le sonorità sono un po' quelle, latine, sudamericane, un po' da clima Narcos, non saprei come altro spiegarvelo. Anche in questo caso penso che questo feat sia più un togliersi un sassolino dalla scarpa per Lazza, perché French Montana
molti anni fa, effettivamente uno di quelli che poi, anche per quanto riguarda la trap, ha dato una bella spinta, però da altrettanti anni è un artista che secondo me sfiora la mediocrità. Quindi niente, sono contento per Lazza che magari si è tolto una soddisfazione, la canzone è ok, andiamo avanti con Senza Rumore. Dimmi. A che cosa stai pensando? La mia innocenza l'ho persa per caso. Non lo so se qualcuno l'ha visto. Ok. Sono pronto per perdere tutto. Come un'ultima mano di poker. Sono ancora qui. Va bene. Sparami senza rumore. Fingi sia un errore. Io so nuotare dentro ad un mare di guai. Forse mi ero fatto un bel film come fosse vero. Forse devo. Ti suono quei tasti. Odio parlarci con dei falsi. Tiro cal disco degli anni. Cosa sarà? Ma vaffanculo, va. Posso dire che low key questa, per quanto mi riguarda, è la migliore dell'album, perché mi è piaciuta. Cioè, questa forse è la prima canzone del disco di cui non mi sento neanche di lamentarmi di niente in particolare. Ci sta un po' come, non mi ricordo il nome, era Cinema, mi sa di sì. Canzone che mi ricorda un po' le vibes di Sway Lee, un po' reggaeton, però sempre in chiave malinconica. Quindi davvero su questa non ho nulla da dire, ci siamo riusciti, una canzone su 13 fino adesso probabilmente. Andiamo avanti con Nessuno con Jolier. Scendo dal mezzo con il flip flop, con un fit top. Ok. Invito in tutta Witton. Ti ricordi che ero giù che tu eri giù da me? Ti ho detto per questi soldi devo farmi in tre. Non lo dire a nessuno. Ok. Se fosse per te pur di uccidere me. Io non penso a nessuno e nessuno. Le cose brutte mi scordo e mi segni. Da nessuno con nessuno ma facevo spizio. Ok. Confronto a me era nato quando ricco. Stata corta chi può alzare in due piatti tuoi. In un momento che stai in tuo suoi. Chi uno te ne fama non ora mangia perché. Lui uno quando cresce so può mangiare sa te. Anche questa niente male, ma soprattutto per Jolier, perché secondo me l'ha eclissato Lazza, perché in 40 secondi ha fatto di meglio di tutto quello che Lazza ha fatto per tutta la canzone. Però non è manco la colpa di Lazza, cioè Jolier secondo me è veramente un mostro e sono fottutamente in hype per il suo prossimo disco. Andiamo avanti con Tre Pali. Sì, non poteva mancare la Sold Out Dates italiana. Io da bambino giocavo con l'ego, mica con l'ego. Questo mi dice che è il nuovo King, mi sembra uscito dal nuovo Kinder. Big drip, meglio se copri gli occhi fra Slick Rick. Baby, vuoi che ti imbocchi sto big dick? Ci sono nato così e non ho un cuore per te. La gente è piena di sé, però anche piena di ma. Spendo tre pali per noia, futuro senza DeLorean. So già la wave a memoria. Chiamo all'inferno che vorrei sapere se c'è ancora posto. E ho fatto i conti in un bag senza la fattura. Eppure con la mia coscienza tu hai paura di sapere per... Ho una seria domanda per l'industria italiana mainstream. Ma perché in ogni album mainstream ci deve essere la canzone in stile Blinding Lights, la canzone in stile Sold Out Dates? Cioè sembra che ogni canzone debba essere rifatta da un italiano. Io non dico che bisogna sempre essere innovativi e originali, per carità, però nemmeno a rifare robe che anche altri rapper italiani hanno già fatto. Che vi devo dire, che la canzone è orecchiabile, che ci sta, e grazie al cazzo, ricopiata da una hit americana, è normale che sia così. Se non fosse così sarebbe davvero preoccupante. Cioè questo discorso lo faccio per l'album di Lazza, però in realtà sta canzone così sta anche in chi è l'ultimo che l'ha fatta? Mambolosco featuring Wayne Santana, di nuovo Nuovi Euro, come cazzo si chiamava, di nuovo Sold Out Dates italiana. Basta, andiamo avanti con Uscito di Galera. Parlerai con te tutta la sera, so che non ti scorderai di me. E ogni voce che hai sentito su di me non è vera. Torno a casa come Gianni dall'Honduras. Ho un pacco di soldi da 6 metri cubi. Tutto giusti rapper come il bullying. Chiudi la finestra, siamo mezzi nudi. Che sta gente non ci fosse da aspettare, solamente che spegni le luci tu, baby. Puoi chiamare gli X-Files, sono in alto nel cielo. Sai che sembra 6ix9ine. Non mi fare come, poi non esci dal beef. Non ti compro carte. Ok. Io penso che da innamorato perso. Mi sono proprio rotto il cazzo di dire sempre le stesse cose io, quindi non immagino a voi quanto vi sto rompendo i coglioni. Però purtroppo, cioè, che vi devo dire, è una canzone sì che ci sta, ok, non so se me la riascolterei, il ritornello probabilmente è la cosa che salverei di più. Però sempre lo solito discorso, solite linee melodiche, soliti flow, solito autotune applicato sempre nella stessa maniera. A me sta annoiando sto disco, però grazie a Dio siamo vicini alla fine, quindi finiamolo perché non desidero altro al momento. Andiamo avanti con Nulla di. Nulla di. Sempre lo stesso flow. Ehi. Penso che devo far
farcela, Daniel sta metto la cera, poi levo la cera, poi metto la cera, poi frate Polonia, Slovenia, Moldavia, ho visto i mondiali su quella 90, a volte ho pensato non sono in Italia. Scendo da un TT White, torno dal PT uomo, ti servono armi super, o non puoi superarmi. Ok, cazzo stiamo parlando. Diterò che il mondo è nostro, ma prima dobbiamo prendere distanze. Piuttosto che ripetermi, finiamo con Replay e dopo tiriamo le somme finali su tutto il disco. Tu non hai mai scritto come me, e non te lo auguro nemmeno. Io so solo che in Italia se ci sei riuscito, ce l'hai fatta con una canzone che fa schifo. Do un credito a un fratello e non a una puttana, perché so che se finiscono tanto lui paga. Metto il mondo in pausa, la mia vita in replay. Niente di che, niente vuoi, c'era un uno e tanti zeri a fianco, mi ricorda me con i tuoi amici. Baby, sono uno di quelli che finge che non ha la propria età. Io non sono quegli scemi con la moleskine, lo so che dirai di me che non si... E ora non mi venite a dire ma se sai che un artista non ti piace perché lo reacti, allora sei tu che vuoi cercare di buttare merda. No, sono tutte stronzate, perché se io un album non lo ascolto, come faccio a capire se mi piace o meno? Per esempio, avevo pochissimo hype per l'album di Fabi Fibra, che nonostante quello non l'ho mai riascoltato, non lo nego, ma tutto sommato non l'ho trovato un prodotto orribile. Però adesso concentriamoci su Lazza e su questo disco. Allora, ripeto quello che ho già detto, la cosa che più mi preoccupa è proprio un'assenza totale, non voglio dire di originalità, ma comunque il 90% delle strofe, delle basi, dei ritornelli, di tutto, mi sembra qualcosa di già sentito, di simile a tutto quello che poi si sente in giro e anche a quello che magari Lazza ha già fatto nella sua carriera. Questa secondo me è la cosa più preoccupante, cioè io questo album, e sto praticamente a quasi un'ora di reaction, ve lo giuro che mi sono annoiato, proprio mi sono annoiato. Ci tengo nuovamente a ripetere che non sono l'hater di nessuno, se parlo male o bene di un disco fidatevi che non c'è nessuno che mi dà più o meno soldi, assolutamente no, semplicemente sono miei pareri, sono i miei commenti a caldo, cioè quelli che si fanno in una reaction. Voi invece cosa ne pensate? Eravate in hype per Siro? Vi è piaciuto? Qual è la vostra traccia preferita? Cosa ne pensate di Lazza? Siete d'accordo con me o no? Ci tengo soprattutto magari a sentire i vostri commenti lì dove magari il progetto vi è piaciuto, proprio per, come dire, vedere più punti di vista e poi magari fare una valutazione finale tra tutto e magari capire anche qualcosa che mi è sfuggito. Quindi lasciatemi un commento qui sotto perché vi leggo tutti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete iscrivetevi al canale, condividete il video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slap.